Maestosa, nobile e un capolavoro architettonico, questa villa è stata una delle prime ville fuori la città di Lecce ed un esempio classico dello stile dell'architettura italiana del XX secolo. Un membro della famiglia è Natascia Mariano Mariano e mi ha dato gentilmente il permesso di entrare nella sua proprietà per far vedere una perla dell'architettura italiana. Noi ci troviamo qui a Villa delle Rose, una delle ville più antiche della cinta cittadina di Lecce. Ha un'origine nel 1920 all'incirca, infatti possiamo notare l'impianto Liberty di questa facciata che racchiude anche manierismi tipici della nostra architettura con la pietra leccese e qualche capitello. È di proprietà della mia famiglia dal circa 1970, quindi è la casa che ha visto, che ha accompagnato la mia fanciullezza, la mia adolescenza e che adesso accompagna invece l'adolescenza di nipoti e pronipoti. Questa è sicuramente la maniera tipica di costruire ville gentilizie, perché poi le case della periferia, perché all'epoca, nel 1920, questa casa, questa villa si trovava al di fuori della città di Lecce, ma è comunque un impianto gentilizio che rimane così comune anche in altre ville. Lecce ha altre belle ville, sia nella periferia che nei paesi limitrofi, perché erano un po' le casine di campagna dove i signorotti della cittadina andavano a trascorrere poi il periodo autunnale. All'origine fu fatto molta attenzione anche all'impianto del parco, che non è un giardino all'italiana, ma si è lasciato invece una maggior spontaneità all'impianto degli arbusti, degli alberi che sono di natura di origine mediterranea, anche con qualche incursione esotica. È una chiesetta consacrata dove si svolge regolarmente le funzioni per la nostra famiglia, dove si sono svolti anche gran parte dei matrimoni dei nostri figli, ma anche noi stessi. Là dove si lavorava anche l'uva, eccetera, si ringraziava poi per il raccolto. Questa ovviamente serve soltanto come devozione, come cappella privata, ancora adesso si celebrano funzioni ed è caratteristica perché riprende quelle che sono le decorazioni delle chiese nella città di Lecce. Quindi la pietra leccese, che rimane una pietra poi calda che tende un poco all'ocra, che viene finemente lavorata con immagini di fiori o con questo tipo croce, ma che comunque riprende un po' il barocco tipico della nostra città. C'era il piacere di un giardino con l'acqua, non potendo costruire le piscine, perché all'epoca non era comunque uso fare il bagno, eccetera. Questa è una vasca che non era utilizzata per i pesci,
rossi come normalmente si trovava, ma per i fiori d'acqua. Fino a pochi anni fa questa vasca conteneva ancora dei fiori d'acqua, serviva per decorare, anche perché le signore usavano prendere qui il tè. Altra particolarità di questa casa, te lo dico, è la presenza di una scogliera di succulenta. Tutto questo, parte del parco, non ha, c'è cioè questo contrasto di queste piante grasse, che è onestamente molto inusuale, tutte raccolte così. Molte strutture antiche come questa oggi sono disabitate. Spesso i proprietari si sono allontanati dalla città di Lecce. Prima di salutarci, diamo un'occhiata all'interno della villa, arredata nello stile del Novecento.